Ciao ragazzi, benvenuti in questo canale. Adesso facciamo un tutorial con Canva dove spiegherò come fare subscribe in semplici passaggi, semplicissimo, e poi trasportarlo, tipo come questo. Bene ragazzi, iniziamo subito. Apriamo Canva. Oh, ho sbagliato. Apriamo Canva. La pagina dovrebbe essere già verde, deve impostare verde perché arriva in bianco. Voi andate qui e cambiate colore. Mettiamo testo, aggiungi un testo, qua ci sono i font dove voi volete, prendiamo questo, semplice, scriviamo subscribe, più o meno. La scritta combacia, comunque più o meno la scritta deve essere così. Ok, così. Poi andiamo su caricamenti, no, su forme, scusate, e proviamo e mettiamo questo qui. Lo rimpiccioliamo. Qua ci sono le righe da mettere preciso e si lascia. Poi duplichiamo la pagina. Andiamo in questa pagina. E cancelliamo, mettiamo, scriviamo like, mettiamo il font di prima, tipo questo, mettiamo righe e andiamo sulle forme, questo lo eliminiamo e mettiamo like, così lo rimpiccioliamo come YouTube e lo mettiamo a fianco. Poi andiamo sul colore e mettiamo blu, come questo. Poi duplichiamo la pagina, mettiamo questo, lo tagliamo e mettiamo attiva. Andiamo su, andiamo sempre qua, attiva, attiva le notifiche, attiva le notifiche, lo facciamo in giallo. Così. Poi lo
facciamo in giallo, così lo spostiamo in avanti, questo lo spostiamo indietro un attimo perché poi viene eliminato, eliminiamo, andiamo su forme e andiamo sulla campana. La campana la mettiamo qua, così. Anche grande così va bene. Andiamo su questo, lo rimpiccioliamo, così. Lo della campana è molto lungo, andiamo e vediamo, e viene così. Poi volendo si può fare tipo le animazioni, le andiamo sulla pagina e andiamo su quest'altra pagina e mettiamo le stesse animazioni, perché è più pulito avere la stessa animazione, e si presenta così. È molto 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 meglio, è molto meglio, è più pulito. Poi andate su condividi, scarica, aspettiamo che scarica il progetto, è una questione di pochi minuti. Succhiudiamo, non del tutto, ma lo mettiamo qui, così, e presenta così. È molto bello. Il progetto è finito. Spero che questo video vi sia stato utile, che vi piaccia. Commentate come sempre, mettete like e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Questo è un progetto molto facile, poi farò vedere un altro progetto più approfondito. Più bello, più elegante, da mettere le musiche, cioè da mettere i suoni, tutte queste cose qua. Magari poi lo farò. Farò sempre tutorial di Canva, perché questo qua viene da Canva, questo tipo di progetto. E niente, ci aggiorneremo nei prossimi video, ragazzi. Ciao, a presto e mettete like.